sono le 8.35 ed è arrivato il momento di parlare di cuore, perché abbiamo parlato di abbiamo cuore. Abbiamo pensato proprio a tutto quest'oggi, sì, sì, a Telebari, a Radio Bari. San Valentino a 360 gradi, il cuore a 360 gradi. Eh sì, infatti. E allora, presentiamo il nostro ospite, il dottor Stefano Oliva, direttore della cardiologia dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito e buongiorno ai telespettatori. Grazie a lei di aver accettato, tra l'altro, ripeto, è una giornata ovviamente perfetta questa per parlare di cuore, perché Roberto prima si chiedeva qual è l'organo dell'amore, il cuore, sì, o l'udito? Senza andare, sì, si parlava dell'udito, perché sennò poi il rischio di fraintendimenti è facile, però si diceva bisogna farlo sentire l'amore, quindi dicendosi anche delle cose belle, e quindi magari tutto quello che riguarda l'apparato uditivo potrebbe essere utile, ma invece il cuore spesso viene associato all'amore, perché si dice la persona che ti fa battere il cuore. Beh sì, certamente sì. Il connubio cuore-amore è un connubio che viene facile sicuramente, e quindi oggi è la giornata dell'amore, ma è anche la giornata del cuore. Esatto. Anche in questi giorni ci sono delle iniziative dell'AMCO, che è l'Associazione Nazionale dei Cardiologi Ospedalieri, con la Corsa del Cuore, visite gratuite che vengono fatte, quindi devo dire che è un connubio che ci sta e che è giusto che venga conservato, ma soprattutto che venga conservata la salute del cuore. Mettiamola così: se volete amare per bene dovete avere un cuore forte, insomma, quindi curiamoci, prevenzione. Dottore, una domanda su tutte ovviamente, che poi è quello di cui lei si occupa, di che cos'è la cardio-oncologia? Sì, beh, la cardio-oncologia è una branca della cardiologia, una nuova branca della cardiologia, che però nasce da un'esigenza sentita. L'esigenza deriva poi da un dato epidemiologico. Noi sappiamo, e sono i dati che derivano italiani, che derivano dagli registri tumori, che negli ultimi 5 anni il numero dei pazienti lungo sopravviventi al cancro è in continuo aumento. Ma chi sono i lungo sopravviventi? Sono quei pazienti che sfortunatamente hanno avuto un tumore, ma che sono trascorsi 5 anni dalla fine della cura, sono vivi e quindi possono dire di aver superato la fase iniziale della malattia. Ora, al di là di questo termine, che a volte magari non è molto bello parlare di lungo sopravvivenza, in molti di questi pazienti si può parlare di guarigione vera e propria. Pensate che il 50% delle donne lungo sopravviventi raggiunge la aspettativa di vita di una donna che non ha mai avuto un tumore. Noi uomini siamo meno fortunati, arriviamo al 40% degli uomini, ma che cosa accade? Quando poi analizziamo la vita, di questa vita 2.0, come si dice adesso, no? Di questi nuovi pazienti, notiamo che il rischio di ammalarsi di cuore è notevolmente aumentato. 15 volte in più il rischio di uno scompenso cardiaco, 10 volte in più il rischio di una cardiopatia ischemica. Quindi sembra proprio che i pazienti che sopravvivono al tumore hanno poi più frequentemente un problema cardiologico. Si è cercato di capire perché. Si è scoperto che cuore e tumore spesso tendono ad incontrare anche i meccanismi fisiopatologici simili, per cui chi si ammala di tumore spesso può avere una ricaduta cardiovascolare. Quindi, dottore, questo significa che dopo che si è affrontati una chemio magari bisogna controllarsi periodicamente? Assolutamente sì. Fortunatamente non tutti i trattamenti antiblastici possono avere tra gli effetti collaterali dei danni cardiologici. Fortunatamente non è così, ma ce ne sono alcuni noti, farmaci storici come le antracicline, ma anche nuovi farmaci, quelli a bersaglio molecolare, che possono avere delle ricadute da un punto di vista cardiovascolare, possono creare dei danni, non soltanto lo scompenso cardiaco, ma anche l'ipertensione arteriosa, le trombosi, tutti effetti collaterali che vanno gestiti, vanno controllati, quindi i pazienti devono essere sottoposti a visita se si prevede di utilizzare dei farmaci potenzialmente tossici per il cuore, e poi valutati periodicamente. C'è un dato positivo, che lei lo diceva prima, che è quello che man mano che si va avanti poi le percentuali della sopravvivenza aumentano, e questo è anche legato al fatto che la ricerca lavora tantissimo. A Bari noi abbiamo la fortuna di avere un istituto che ha proprio quella funzione, oltre a quella della cura, anche quella della ricerca. Che cosa si sta cercando di fare proprio per riuscire a gestire meglio anche queste conseguenze che riguardano soprattutto i pazienti oncologici a livello cardiaco?
Devo dire che la cardiologia dell'Istituto Tumori, l'Istituto Tumori tutto, è in prima fila nella ricerca contro i tumori e anche contro quelli che possono essere gli effetti tossici delle chemioterapie, come i danni cardiologici. Basti pensare che noi siamo stati tra i soci fondatori dell'Associazione Italiana di Cardio-Oncologia oramai più di 10 anni fa, nel 2010, e siamo comunque in prima fila in tutte le società scientifiche, sia oncologiche che cardiologiche, partecipando e avendo diciamo un ruolo fondamentale in tutta una serie di progetti. Uno degli ultimi, per esempio, è un progetto che prevederà, in collaborazione con la Fondazione Italiana Linfomi, di coordinare le attività di 24 centri oncoematologici italiani al fine di individuare qual è il profilo di rischio più diciamo migliore, il profilo di rischio certo del paziente, al fine di impedire il danno cardiologico nel lungo sopravvivente, piuttosto che non cercare di curarlo, quindi prevenzione piuttosto che non cura, e questo credo che sia una cosa assolutamente fondamentale. E ovviamente il messaggio sulla prevenzione direi che è proprio un gesto di amore nel giorno di San Valentino, anche nei confronti di noi stessi. Assolutamente sì. E io chiuderei con questo messaggio l'intervista di oggi. Infatti, fate prevenzione, quella è una cosa molto molto importante, perché poi, insomma, significa voler bene non soltanto a se stessi, ma anche alle persone che ci sono accanto. Infatti. Questo è molto molto importante, perché spesso un po' ci si trascura e non ci si rende conto che poi magari gestire una malattia diventa un problema anche per tutta quanta la famiglia. Quindi è un gesto di amore, possiamo dirlo. Assolutamente sì. E allora, buon San Valentino anche al dottor Stefano Liva, lo ricordiamo, direttore della cardiologia dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II. Grazie mille di essere stato con noi. Grazie a voi e buona giornata a tutti. E allora, noi abbiamo terminato questo spazio, 8 e 42 minuti, diamo subito la linea al nostro Michele Carofiglio per il Bari, e noi invece ci vediamo domani.